Come ho già detto prima, Val di Julemar ha una grande solidità dovuta al fatto che per natura, come sono i torresi, siamo dei grandi risparmiatori. Quindi praticamente il pubblico non deve avere nessuna preoccupazione di queste, perché noi abbiamo sempre cercato di creare qualcosa di solido. Ha emesso nel corso degli anni titoli obbligazionari per circa 700 milioni di euro. A questo punto qui non è stato più in grado di versare gli interessi, è intervenuta anche la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per fare luce su questo buco enorme che si è venuto a creare. Il problema è questo, che tutte le persone anziane che con quell'interesse del 5-6% riuscivano a pagare il fitto, riuscivano a fare quelle piccole spese straordinarie, non sono più in grado di farlo. L'acciaio del Greco in questo momento è in ginocchio, l'economia è ferma, i negozi sono vuoti, devono intervenire lo Stato italiano, gli organi di controllo che in realtà non hanno forse controllato la Consob e gli altri organi che avevano il compito di controllare le emissioni obbligazionarie, devono a questo punto intervenire, perché comincerà un periodo di depressione non solo per Torre del Greco ma per tutta l'area, perché Torre del Greco è sempre stato nel corso degli anni il volano dell'area della provincia di Napoli, la provincia sud di Napoli, di Torre Annunziata, Castellammare, Ercolano. Quindi bisogna intervenire. È intervenuto ad un incontro il senatore Nitto Palma, il senatore Russo, hanno promesso che avrebbero presentato un'interpellanza parlamentare. Siamo in attesa, speriamo che intervenga sul territorio il governo con i loro rappresentanti, in modo da dare fiducia, da dare speranza al popolo torrese. E si chiama? Io sono Raimondo Nappo. Come? Raimondo Nappo. Cos'è, l'avvocato? Io sono un obbligazionista con una piccola somma, sono un avvocato, ma non ho preferito non speculare. A fine mese non ce la fa più, noi avevamo un conticino nelle loro mani, questi ladroni, se li sono presi, ci hanno lasciato senza soldi, non possiamo più andare avanti, Torre del Greco sta in ginocchio, i negozi sono vuoti, solo i generi di prima necessità si comprano e più niente, li vogliamo vedere almeno in galera, ma sappiamo che la giustizia è molto lenta, ci affidiamo alla giustizia comunque. Grazie signora. Meravigliare che gli obbligazionisti sono assenti tutti quanti. Io mi sto scolando da 4 mesi, ho detto ci siamo conosciuti molti altri obbligazionisti che non ci conoscevamo, ma la cosa che mi meraviglio molto io, e siamo sempre le stesse facce che scendiamo in piazza. Allora, quello che voglio dire è un avviso che faccio a questi signori obbligazionisti, state tranquilli, che quelli non vi daranno neanche un centesimo più. Primo, perché ormai i giudici di Torre Annunziata giustamente hanno aspettato 4 mesi, che dovevano fare più quelli là? Dove siete stati quando abbiamo fatto la raccolta delle firme? Dove stavate? Giusto. Mettetevi alla guardia di finanza. Scusa. Fate le denunce. Tutti, chi non ha fatto la denuncia per la De Julemar, che vada a fare la denuncia, perché dobbiamo essere in molti a fare la denuncia, noi in pochi. In pochi non facciamo niente. Una noce nel sacco non scuote.
permesso. Siamo liberi cittadini, dobbiamo aspettare il permesso e passare per la nostra. Esca fuori i grandi capitani che vengano in piazza, sono stati denunciati, sono 5 milioni, che è un valore di 680 milioni, è una vergogna. Ieri al tribunale qua di Mentana c'eravamo in 3 a difendere 12.000 dollari, vergognatevi, tutti. Grazie a noi tutti!
i soldi nostri dove li avete portati? Dateci la soddisfazione di dire i soldi nostri dove ce li avete portati! Non state lì dietro alle eversioni, venite giù se avete il coraggio, ma il coraggio vi manca e avete pochi giorni di vita, tra poco vi viene un infarto, come l'avete fatto a noi un'agonia di 4 mesi, ci avete poche ore di vita, tra poco vi viene il panico e poi vi viene l'infarto e i dottori non vi devono dare nemmeno l'ossigeno, vi devono far morire senza nemmeno l'ossigeno, come state facendo morire Torre del Greco, voi la state distruggendo, era una bella città e adesso sta diventando molto misera per voi, perché vi siete arricchiti troppo e non volete dare i soldi nostri. Manca essa, lei davanti, prima i soldi e poi la galera. I manifestanti ringraziano le istituzioni, la Costituzione, le forze di polizia per la vita e la Vergogna, hai paura! Con me, bella, con me, bella.